Calogero, vi ricordate quando mi avete chiesto di scegliere tra voi e la mia famiglia? E hai scelto bene. Tonio, ma che stai facendo? Sei impazzito? Mi ho fatto tantissime minchiate nella mia vita, Don Calogero. Una più, una meno, che cambia, eh? L'ammazzo! Buttate le armi e l'ammazzo! Non ho più niente da perdere! Lasciate le armi, tanto è finita per tutti! Ti ammazzo, ti do la mia parola d'onore che ti ammazzo. Santi, prendi la bambina! Vai in macchina, bambina! Eppure non era così che doveva finire. Un altro applauso a mio Max, e oggi compie 80 anni! Che bello! Nonno, tanti auguri! Grazie, bello! Che sanguce! Papà, vi fa male? Vi ricordate che vi disse un medico? Niente fumo e niente vino. È proprio male per tua moglie Elsie non sia qui per farmi gli auguri. Non si sentiva molto bene. La voglio qui, fra 5 minuti. Nessuna delle mie nuore mi fece mai offesa più grave. La continentale. Sì, sì. Ora vado a vedere come sta. No, no, tuo padre è un tiranno, mi sta sempre a criticare. Quella sovversiva, Ma quale sovversiva? Sovversiva solo perché vado al cinema la domenica. Mi piace tanto, che male faccio, Sono più di 30 anni che mi tormenta. No, io quello non lo riverisco e basta. Lo so, è all'antica. Io sono moderna. Se pensa che i miei figli vanno sotto padrone da lui, guarda, se lo scorda. E anche tu mettetelo bene in testa. Mangio. Devi assaggiare questa. Buono. È speciale. Però basta vino e questo è l'ultimo, eh. Avanti, santo, pure tu. Il mio nipote preferito. Mi stai dando grande soddisfazione, tu. Il mio nipote che studia il latino. Dov'è tuo fratello Tonio? Dai, Tonio. Che fai? L'ho visto che era mia guardata, sai. Tonio, qualcuno può entrare? Chi se ne frega? Fammi vedere le gambe. Mamma mia, quanta roba bella che c'hai. Girati. E va bene. Se scendi, ti prometto che gli parlerò delle nostre intenzioni. Quando glielo dici? Subito dopo la festa, naturalmente. Thank you.
al siciliano, Baratti. Tu hai sempre voluto sfidarmi. Io non mi faccio comandare da nessuno, Don Rocco, nemmeno da voi. Staremo a vedere. Io lo so che cosa ti sei messo in testa. E allora, se lo sapete, rendeteci le cose più facili. Mai! Tu, non... Don Rocco, chi c'ha? Si sente male? Sta male? No. Papà, che ci pigliamo? Bisogna chiamare subito un'ambulanza. È morto. Santo Dio, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora del nostro morte. Amen. Pasqua, so quello che provi. Adesso sarà tutto più facile. Devi vendere la tua parte di terra. Il nostro futuro è al nord. Pasqua, lo devi fare per i nostri figli. Forza, caricate, su! Questa è l'ultima. Ma che è quella faccia? Ma non sei contento di andare a Torino, eh? Sì, però... un poco mi dispiace lasciare Mascalucia. Siamo stati bene qua. Eh sì, i bambini ti vogliono salutare. Chissà com'è o contenente. Com'è o contenente? Sta un sacco di sticchio. Un momento! Ma fatemi passare a Toni, Toni Beddu. Quando ci mancherai? Figlia, ti butta in adotta. Muoviamo. Pasqua, ma bevi alle 7 di mattina. Quante belle cose. Quante belle cose. Si parte. Si parte. Non parti mai. È tardi, dobbiamo fare tanta strada. Arrivederci, scrivete. Fateci sapere come sto contenente. Viaggio. Ma davvero c'è l'acqua corrente? E certo che c'è l'acqua corrente, c'è pure l'elettricità. Roba da matti. A proposito, Pasqua, i soldi dove li hai messi? Non ti preoccupare, Ersilia, ce l'ho tutta addosso. Mamma mia, quante luci! Pasqua, che palazzo! Lo vedo. Guarda là! Mamma mia! Benvenuti a Terronia. Che vuol dire? Che siamo ritornati a Mascalucia. Bella, dove sta andando? Vuoi fare un giro con noi? Mamma mia! Ho di meglio da fare. Lasciatela stare, Nella, quella povera ragazza. Mamma mia, Nella, che ti farei? No, ma va a quel paese. Peppino, Tonino, venite, che è pronta la cena. È troppo bello. Ragazzi, oh, ragazzi, voglio vendere la lambretta, se no non posso invitare ad uscire Nella, eh. Ma Vicky, non te la puoi portare qua dietro, eh? Pasqua, Pasqua, quello è Nino, guarda, quello è Nino. Nino. Che c'è? Guarda là. Quella cos'è? L'amore. Come eravate finalmente?
Nino! E Arzilia! Nino! Come sei distinto? Sembri un figurino. Tanto tempo. Eh sì, tempo ne passò. Un'altra famiglia di Terrum. Tra 5 minuti è pronto in tavola, Stellino. Hai visto? C'è davvero. Hai visto? A Mascalucia c'avevamo il pozzo. Una fatica. Allora, vi è piaciuta questa casa da lusso che vi ho trovato? Moltissimo. Beh, io vado a dare una mano ai ragazzi, eh? Sì, e così quando avete finito vi faccio un bel caffè. Ah, sì, 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 va bene. Nino, sei sicuro che la persona che ci vuoi presentare è quella giusta? Erzilia, ma che domanda mi fai? Ma mica sono uno sprovveduto. Tutti i meridionali che vogliono investire al nord devono rivolgersi per forza a Pippo Calabrese. Persona onesta, eh? Onesta? Onestissima. No, scusami, sai, ma siccome noi abbiamo venduto tutto e ci abbiamo solo questi 10 milioni, non possiamo permetterci di sbagliare. Ma non ti preoccupare, ci sono io qua, eh? Grazie. Adesso faccio un caffè. Dove l'avrò messo in mezzo a tutte queste borse? Siamo arrivati. Nino, ma com'è che una persona tanto importante ci riceve dentro un magazzino? Io un ufficio non ce l'ha. Ragazzino, guarda che io sto facendo tutto questo perché me l'ha chiesto tua madre. Tieni. Il fotoromanzo centrale è bellissimo. Baciami sotto la luna. Guarda che te lo posso ridare tra un paio di giorni. Devo leggerlo di notte quando mio padre dorme. E che problema c'è? Ciao, Melì. Bellissima signorina Melina. Buongiorno, signor Vitali. C'è papà? Papà? Che c'è? Arrivo Nino Vitali con 2 forastieri. Vengo subito. Ecco, questo è il magazzino. È un po' buio in fondo, ma c'è ancora spazio. E poi, insomma, dando una bella ripulita. Che dite, fa al caso vostro? Io direi che è perfetto. Gli è graziosissimo. Ma non mi avete ancora detto che tipo di attività commerciale volete svolgere? Io e mia moglie Ersilia pensiamo di mettere su un negozio con specialità tipiche della nostra terra. Roba da mangiare, ma anche cose, la souvenir. Ma che i souvenir? I souvenir. Ma che sono i pupi, i carrettini siciliani? I carrettini siciliani. Sentite, ma voi volete guadagnare o volete fallire in 2 giorni? I carrettini siciliani, ma andiamo su. Scusate, Don Pippo, ma io che cosa dovrei vendere qua a Torino, secondo voi? Modernità. E che sarebbe sta modernità? Elettrodomestici. Elettro chi? Elettrodomestici, televisori, radio, giradischi. Dice che sta roba vanno a ruba, si fanno affari. E chi lo dice? Lo dice tuo Pippo Calabrese, anche tuo cugino Nino. Ah, vabbè, se lo dice Nino. Abbondante, eh? Sì. Ma secondo me è meglio se ci guardiamo attorno. Tanto mica gli dobbiamo dare una risposta subito, no? Ma che ne sai tu? Nino c'ha fiuto per gli affari, capisci? Tu guarda cosa ci ha trovato, guarda che roba. In effetti la casa è bella, su. Passami il piano. Buonasera a tutti. Ah, buonasera. Dove sei stato fino adesso, eh? Fare un giro. Ah, fare un giro. Profumino. Chissà quante ragazze avrei fatto innamorare, eh? Mi lavo le mani e arrivo. Fai presto che ci sono un sacco di belle novità. Me le fai dare un tiro? Parla piano. Lo sai cosa pensa tuo padre delle sigarette, eh?
col filtro. Beh, mi ha regalato un pacchetto Nino. Adesso lo sai cosa voglio? Che cosa vuoi? Voglio una stola di visone come quella che hanno le dive quando escono la sera. Voglio darmi le arie, voglio fare la signora. Quante cose vuoi? Me le merito tutte. È stata dura. Prima mio padre, poi tuo nonno. Adesso voglio la mia rivincita. Voglio che tutti gli schiaffi che ho preso li ridai tu. Devi conquistarla questa città. Devi metterli tutti in ginocchio. Me lo prometti, tu? Te lo prometto, mamma. Lo so, mamma, lo so. Possiamo fare partire? Sì, per il momento. Scusate, Don Vito, potrei parlarvi un attimo? Aspettami in chiesa, tu vai. Con permesso. Che c'è? Ecco, sembrerà strano, ma quello che volevo dire è... Don Pippo, buongiorno. Buongiorno. Allora? Insomma, avevo pensato che... Parla, dimmi, che c'è? Gli scrupoli mi sono venuti perché... non so se è giusto quello che stiamo facendo. In fondo, i forti abbracci è gente per bene. Buongiorno. Buongiorno. E poi Arsilia è la mia cugina carnale. Ma guarda, la devo chiamare. Sei stato tu a mettermi in mezzo. Ora non c'è più tempo per avere degli scrupoli. Ti dispiace? Buongiorno. 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 Buona domenica. Buona domenica. Tiè, rifatti la lista. Ma esistono veramente femmine così? Esistono, esistono. E la posso tenere? Tienela. Grazie. La uso come segnalibro. Ma che c'è? C'è che ti invito da morire. A me? Ma cammina. Ma se sei tu che ottieni tutto quello che vuole, compreso le ragazze. Ma le cose cambieranno quando diventerai una persona che conta, compreso le ragazze. Io? Ma lo pensi davvero? Tiè, rinfrescati un po'. Sei pallido, fratellino. Ma che ci fate con quella carretta? Ormai è un ferro vecchio. La vostra è tutta invidia. Sembra che sei tu che sta sporcando il motore, no? Il motore l'ha sporcati le mani. Ricky, queste mani sporche sono mani di lavoratore. Non come te che non fai un cazzo dalla mattina alla sera, eh? Io voglio fare il cantante e c'ho due genitori che credono in me. Senza soldi, non si cantano messe. E manco canzonette. Sì, vabbè, Michi. Cazzo, era la candela. Guarda là. Un zappatore. Dai, sfruttiamolo un po', va. Quella, ciao. Ehi, ciao ragazzi. Vi posso aiutare? No, oh, com'è bellillo però, eh. No, aiutarci, Marchi. Sta andando a scuola, sta andando. Oh, sa pure leggere. Oh, scusa, mi dispiace. Come, scusa? Ho detto che siete dei deficienti. Vi divertite così, da queste parti. Oh, ha detto che sei deficiente. No, ha detto che tu sei deficiente. No, l'ho sentito io, ha detto che sei deficiente. Ragazzi, per favore, lasciatemi andare, non c'ho tempo da perdere. Aspetta, 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 devi dire una cosa prima. A chi ha detto deficiente, a me o a lui? L'ho detto a tutte e due, l'ho detto. Sta attento a quello che dice, capito? Che cazzo dici? Che cazzo stai dicendo? Perché non lo fate con me, cazzo denti, eh? Ma sei scemo! Bastardo! Antonio! Li ammazzo! Antonio, ferma, te lasciali bene! Non mi hanno fatto niente, non è successo niente, lasciali bene! Mi sono calmato. Non lo vedi che sono due cretini? Ho detto di lasciare. Antonio! Lasciali stare, torna indietro! Immagino questi siano i tuoi. Sì, grazie. Prego, tutto bene? Sì, sì. Comunque io sono Olga. Santi, Santi Fortebracci.
Santi? Che nome strano che ci avete voi meridionali. Santi! Vabbè, ci si vede. Ciao. Sì, ciao. Chi era quella? Non lo so. So solo che si chiama Olga. E che è molto gentile. È un piacere per me e la mia famiglia essere qui alla vostra tavola. Ne sono onorato. Don Pippo. Io sono molto orgoglioso della vostra amicizia e dell'aiuto che mi date. Melina, sta attenta, per favore, con le mani, no? È un po' emozionata. Don Pippo, per quelle, dicevo, per quelle modernità da vendere, io non so se mi basterà il capitale. Vabbè, ci troveranno. Noi siamo gente che vogliamo fare sonni tranquilli. A scuola, ma se non ci aiutiamo tra noi meridionali. Sì. Sì, sì, lo so, ma meridionali, ma i soldi non bastano, vede? Non è che l'eredità di mio padre è illimitata. Facciamo così, domani mattina vieni all'Emporio e così ne parliamo con calma. Ma non ti preoccupare. Grazie, grazie. Ma ecco il dolce finalmente. Il nostro dolce siciliano. Oh, la cassata, il dolce più dolce della nostra terra. Evviva la cassata siciliana e tutti i siciliani. Un brindisi a tutto quanto, va, sì, allegria. Sì. Mike, buongiorno. Allegria. È il mio dolce preferito. Prego. Papà. Questa è alta pasticceria. Vediamo se Melina è stata brava, voglio proprio sapere cosa ne pensate. Che ne dice la mia fidanzata del nord? Troppo dolce. No. Ma no. È la ricetta della mia povera moglie. Avanti, ditemi com'è. Buonissima. Avanti, su, giovane forte braccio, dimmi com'è questa cassata. Questa cassata l'ha fatta un angelo. Oh, è buono. Melina! L'hai fulminata quella zoppetta? Domani mattina vieni all'Emporio e così ne parliamo con calma. Papà, c'era tu il sapone per la pa... Che cosa sono quelle? Sono cambiali. Santi, ma hai visto dove ho messo? Ma che cosa state facendo? Ancora così state? La mamma ha detto di spicciarvi, sennò facciamo tardi a messa. Cambiali, ma perché cambiali? Perché? Perché non mi bastavano i soldi per comprare la merce. Allora me li sono fatti imprestare da Don Pippo Calabrese, no? Tutto qua. Fa vedere. Papà, ma questi sono un mucchio di soldi. Ah, sì, sì, lo so. Sono il doppio di quello che mi hanno prestato. Ma un negozio andrà bene, non ti preoccupare, eh? Stai tranquillo, mi raccomando, eh? Non dire niente alla mamma, che quella si preoccupa. La conosci? Me lo prometti, eh? Va bene. Corpus Domini nostri Gesù Cristi. 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 Dobbiamo mangiare carne. Allora, mamma e papà vogliono invitare al ristorante Pippo Calabrese e suo figlio. Ma quale Pippo Calabrese? Andiamoci a vedere le ballerine al cinema Parità qua vicino, eh? Magari. Che minchia volete, eh? Tonio, lasciale perdere. Uè, calma, calma. Volevamo solo fare pace. Volevamo invitarvi a fare un bagno al lago. Per i costumi, se non ce l'avete, non c'è problema. Ve li prestiamo noi. Un bagno.
Cioè, che divertimento. Ehi, ci stava pure Nella, la Lollo del quartiere. E quella, secondo me, t'ha già puntata a te. E poi, se gli dici ti amo... Ah. Che vuol dire? Cioè, che se sei fortunata e ci sei pure a fare, lei ci sta. Oh. E com'è sta Nella? È troppo bella. Che dici? No, io non posso. E devo studiare. Ma tu vai, non c'è problema. No, dai, perché? Scusa. E vieni pure tu, no? No, ragazzi, veramente, devo studiare. Vabbè. Andiamo a vedere come sta Nella. Andiamo, andiamo. Ci vediamo dopo. Perché? Perché siamo meridionali. Poi è una presuntuosa, fa l'indossatrice presso una sartoria al centro. Frequenta gente dei quartieri alti. Te la posso dire una cosa? Lascia perdere. Tieni. Ti porto stasera, andiamo a ballare. C'ho da fare. E domani? Domani. Mi dispiace, c'ho da fare anche domani. E allora quando? Con uno come te mai. E perché? Solo perché sono siciliano? C'è di me. Tenimo già così anima e cuore, non ce la siamo più manco per ora. Sto desiderio te mi fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire. Dici, aspetta. Dici, ma fa parola mare. Promettimi che non è l'ultima volta. Non è l'ultima volta. Allora non farai il mago. Il mago? Cioè che sparisci dopo che lo facciamo? No, non sparisco. Anima e cuore, anima e cuore. Oh, raga, grazie, mi sono divertita. Ci vediamo. E noi ci vediamo. Sì, sì, ci vediamo, ci vediamo. E quando? Quando? Quando, ragazzi? Quando piove! Quando piove? E che vuol dire? Guarda, dammi la mano, vieni qua! Ecco! Cazzo di Giuda! Oh, pensa, stupidix! Attento che casca! E quel lavoratore tuo, fratello, perché non sta a darci una mano, Non lo so, papà, magari lo sapessi. Quando lo vedi, glielo domani. Aspetta, aspetta, aspetta. Miseria. Nino, ma perché non ci dai una mano? Non posso fare sforzi, me l'ha ordinato il dottore. Vi do la mano io. No, mamma, lascia stare, ti puoi fare male, roba pesante. Ah.
Sì? Ma ci pensi che fra 10 giorni aprire dal pubblico? Nino, io non mi capace essere qui a Torino. Vedi questo negozio, questo è il futuro dei miei figli. Segui, lo sai. Va bene, verrò. Grazie. Verrò. Grazie. Grazie a te. Grazie. E chi è? Che vuoi? Come chi è? Quello è Don Rosario. E chi è Don Rosario? Don Rosario è un uomo d'onore. In questo quartiere non si muove foglia che Don Rosario non voglia. Accidenti. Lo fa gli auguri. E ha detto anche che verrà l'inaugurazione. E quale inaugurazione? È un modo così per darvi la sua benedizione. E io che pensavo di chiamare il prete. Tuo fallo americano, americano. Siamo bene! Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Ragazzi, 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 sto per le cazzate. Come che c'è? Tardi! Io ho già portato la bambina a cucca. Perché se mio padre si accorge che l'ho portato fuori dall'officina, ma fa un mazzo d'and. Posso? Ciao. Ciao. Bello qui. Tanto per sapere, venderete dei dischi? Sì, credo di sì. Ah. Sei proprio una mosca bianca, sai? In che senso? Ma nel senso che sei l'unico ragazzo al di sopra dei 13 anni che studia in questo quartiere. Ah. Corsi serali? Sì, anche. E la tua ragazza non dice niente che studi così tanto? La mia ragazza? Mm-hmm. No, io non ce l'ho una ragazza. Questa sì che è una notizia. Va bene, ci si vede, eh? Sì. Ciao. Ciao, ci vediamo. Che stupido. Mi fanno invidia, signor Cabriolet, a me. Chi lo tiene più soldi in una banca, hai capito? Ma si può sapere che mestiere fa questo? Comodaio. Chi la si diverte a fare playboy? Pure che questa vita sporcata, vedi? Dei vestiti, belle fighe. Non gli manca proprio nulla. Pensa che te ne pone un giaguar. Non è giaguar? Sì, c'è andato in vacanza a Saint-Tropez. Mica è bello come vorrei essere al posto suo. A Saint-Tropez, capito? Cioè, dove c'è lì Bibi sdraiata con le tettine al vento? Sto notaio è proprio un coglione. No, i coglioni siamo noi, che non ci abbiamo proprio un cazzo. C'è ragione. Andiamo allora? Aspetta, aspetta. Hai detto che c'è una casa piena di bella roba e... ed è in vacanza a Saint-Tropez. Oh, wow! Che? Le impronte? Sei schedato? Io no. Tu? No. E allora siamo al posto, andiamo. Oh, ma sei sicuro che non c'è nessuno? Ma sicuro che un mamma è morto? Speriamo. Ma questa non è una casa, è il paradiso terrestre. L'ho detto io! Hai visto? Mi stai imballando dei soldi. Guarda qua! Dai, ce la ci vediamo un sacco. Vai! Vai, studiamo. Imbecile di Martin. Ragazzi, il frigorifero è pieno di cose da mangiare. Mi ha lasciato un po' di pollo. Sei proprio un cretino. Veniamo qui a rubare tutti e mettere a scassare nel frigo. Che cosa ce ne vendiamo poi? Pollo! Controlla che cosa è stato. Ma non avevi detto che eravamo da soli? Ma...
Che c'è? C'è qualcuno? Sono armato! Molla il ferro! Ho detto di mollare il ferro! C'è qualcun altro in casa? Rispondi, c'è qualcun altro in casa? No! E tu chi sei? Il maggiordomo! Il maggiordomo? Hai capito? Il coglione c'è pure il maggiordomo. Bravo maggiordomo, E scommetto che il coglione c'è pure la cassaforte. $900. E così non passa nessuno. Questi sono per te e questi sono per te. 100 bigliettoni. E chi le aveva visti mai 100 bigliettoni tutti insieme? Tonio, sei un grande. Secondo me ti aspetterebbe qualcosa in più, però. Non ti preoccupare, che io mi tengo questa. Oh, bellissima. E a chi la vuoi regalare? Quest'abito è un sogno. Un sogno da 2 milioni? Peccato che noi non potremmo mai permettercelo. Parla per te, cara. Beh, scusami tanto. Mi ero dimenticata che il tuo principe azzurro è lo scià di Persia. Beh, meglio sognare di sposarsi lo scià di Persia che un meccanico che non può neanche pagarti una pizza, no? Anche il mio ragazzo fa il meccanico e troppe me ne dà di pizze. E tutte gratis se viene a sapere che sto lavorando qui. No, dico ragazze, ma siete ancora qui? Cioè, ce ne vogliamo andare a casa? Ciao ragazze. Ciao. Vieni un po' qui. Guarda che bello. Ciao. Olga. Che vuoi? Ma fai sempre così. Graffi anche quando ti accarezzano. Ti ho fatto un regalo. Ti piace? Carina. Sono brillanti veri. Chissà chi l'ha fregata. Olga, tu mi piaci. Stai perdendo il tuo tempo, Tonio. Siete bellissimi. Senti, ma che fai? Non esci? Non vieni al cinema con noi anche tu? No, veramente. Mamma, sono pure indietro col programma. E un poco di svago non ti fa male, eh? No, ti ringrazio, papà. Fate una cosa. Divertitevi voi pure per me, eh? Guarda che ti devi svegliare, Trovarti una ragazza, uscire un po', no? Va bene. Allora, noi andiamo, eh? Ciao, amore. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Oh, e divertitevi, eh? Olga! Che c'è, nonna? Ma è mai possibile che una ragazza bella come te se ne stia chiusa in casa il sabato sera? Non avevo voglia di uscire. E se non esci, non incontri nessuno. E il tempo vola via veloce, Stellina, e anche la bellezza, e tu ti devi sistemare. Lo so, mamma. Ma se né il principe Raniere né l'Agacano mi invitano a cena, che cosa ci posso fare? Ti assicuro che quando lo faranno sarai la prima a saperlo. Olga, la devi smettere di trattarmi così. Io lo faccio per te, capito? Lo faccio perché ho a cuore il tuo futuro. È caratteristico. Lattino. Ecco il vostro pollo, signore. Grazie. Grazie. Buon appetito, eh? Grazie. E sì, che dici? Qua si può mangiare con le mani. Io ho letto
farci una rubrica di donna felice. Che questa è l'unica pietanza che si può mangiare con le mani. Eh beh, certo, per quello che ci costa, ce lo possiamo mangiare come ci pare, no? Certo. Ti voglio bene, lo sai. E grazie. Senza di te non saremmo mai venuto qua a un'orta. Mangia su, se la facciamo tardi al cinema. Voglio Bruna, Bruna voglio! Bionda, ma meraviglia! Bruna, come sto figlio? Ehi, giovanotti, ce l'avete la lira? Ah, ha chiesto se ci abbiamo la lira. Ti bastano queste? Prego, accomodatevi. Andiamo. Entrate pure. Madonna che posto. Ragazzi, ragazzi, ma su, cosa siete venuti a fare? Guarda quello. Mamma mia, oddio, guarda che roba. Ciao, bello. Dai, bello, fai l'amore con me, ti faccio divertire, ti va? E ce lo chiede pure se vogliamo fare l'amore. Perché siamo qua, secondo te. Guarda che mina. Ciao, bello, te lo fai in giro. Mi faccio divertire, uno, due, tre. Sconto comitiva. No, tutto c'è, sto sempre male, ragazzi. Ragazzi, mi sta facendo. E chi l'ha vista queste cose? Ciao. Che bel panino. Che bel marinaio. Sbaglia, guarda quella là. Madonna, sono che bella, papà. Impressionante. Oh, ragazzi. Ma quello è più poco calabrese. E perché ti meravigli, scusa? Perché è un uomo di chiesa. Pilla un'ipocrita. Fa la guardia sulla zoppetta, capito? E invece sa che fa? Una sera sì e una no. Si viene a fare Giulia. Detta Sicilia bella. Se la fottono lui e il padrino. E così quei due, fottendo la stessa buttana, sono diventati amici. Fanno pure a fare insieme. Don Pippo, come va? Molto bene, signore. Grazie, molto bene. Ci voglio andare anch'io con... come hai detto che si chiama quella? Sicilia bella. Ah, andiamo un po' a vedere quanto è bella sta Sicilia. Ma sei pazzo! Guarda che quella là si prende mezza refurtiva, no? Lascia perdere, quella è roba per i padrini, andò... roba che brucia. E io per questo la voglio. Più una cosa brucia, e più me voglio bruciare. Disturbo? No. Mi fai entrare? Sì, sì, prego. Sei solo? Sì, sì. I miei genitori sono usciti e mio fratello è chissà dove. Sarà sicuramente in giro a prendere a pugni qualcuno. Ma dai, non è mica così cattivo. Hai qualcosa di fresco da bere? Ti posso dare dell'acqua con le cartine? Non mi piace l'acqua con le cartine. No. Ti faccio una spremuta di limoni. Ti ci metto pure il ghiaccio. Senti. Sì. Non me ne importa niente dell'acqua con il limone. Ah, non c'è più sete? No. Tenderebbe di fare l'amore con me. Io... Allora, ti è piaciuto? Sei tu che paghi. Spegni quella sigaretta. L'ho appena accesa. In questa stanza non si fuma. E allora me lo spieghi perché tieni il posacenere, eh? Ah, ho capito. Qui dentro fuma solo gente importante. Allora presto fumerò anch'io. Se non ti dispiace, c'è un impegno. Mi è talmente piaciuto che voglio la doppia. Purtroppo non si può fare. C'è da fare. Purtroppo non si può fare. C'ho da fare. Allora?
poi stai per te. Ma dove l'hai presa? E che te ne frega? Ah, certo. Meno so e meglio è, vero? Ma questa è roba da signora vera. Guarda che bella. Allora, vuoi ancora che me ne vado? Vorrei restare così per sempre. Pensa se avessimo una casa tutta nostra. Sì. Guarda che non è impossibile, eh? Dopo il diploma mi iscrivo all'università. E poi c'è il negozio dei miei. Ma da queste parti gli affitti mica costano tanto. Ma davvero ti piace questo quartiere? Beh, non è male. Certo, è molto diverso da dove stavamo prima. Ma perché a te non piace? No. Anzi, non vedo l'ora di andar via. Perché non ce ne andiamo via assieme? Ehi, come corri? Facciamo un passo alla volta, eh? Mi prometti che non racconti a nessuno della nostra storia? Ma se è così che vuoi, va bene. Sì, è così che voglio. Però voglio ancora 5 minuti. Ti baci. Cosa è successo? Secondo me ci sono stati i ladri. Sarete mica arrabbiati perché ho dormito fuori. Tonio ci hanno votato il negozio, rubato tutto. Ma com'è possibile? Sono entrate stanotte. Calmi, state tranquilli, una soluzione si troverà, eh. Senti, Pasquale, devi andare a parlare con Pippo Calabrese, quello ci aiuta. Per prima cosa va fatta la denuncia. Ma che denuncia? Ha ragione tua madre, bisogna parlare con Pippo Calabrese. Va subito. Vado. Che disastro. Vieni, cazzo, signore, ti vedo di pento, le donne, per tu, protezione, Santa Maria Madre di Dio. Don Pippo. Don Pippo, mi svaleggiarono un negozio. Ma che problema c'è? Pagherà l'assicurazione? Ma no, non pagherà l'assicurazione. E come sarebbe? Non ce l'ha ancora la polizza. Io pensavo di farla nei prossimi giorni. E chi se l'aspettava? Che sarebbero venuti i ladri prima di aprirlo sto negozio. Ma tra noi c'era un contratto e quella roba la dovevi assicurare. Ma sì, lo so. Ma dammi una mano, ti prego. No. È un errore proprio tuo. Io non ci posso fare niente. Come passare? Ma noi siamo meridionali. Noi non ci facciamo del male, giusto? Gli affari sono affari. Dovevi farla quell'assicurazione. Aspetta, ma ci deve essere un modo, no? Basta, Pasquale. Non abbiamo più niente da dirci. Ma come? Non abbiamo più niente da dirci. Ma allora c'è sotto qualcosa. Ecco perché non ti sei meravigliato quando ho parlato del furto. Tu lo sapevi. Ma avete messo in mezzo, è così. Attenta a quello che dici, Pasquale. Ma io non subisco, eh. Io vi denuncio. Io vado dalla polizia. Non hai le prove. Non le cambiali che mi hai fatto firmare. E quelle non ti serviranno a niente. Io sono un uomo onesto e mi crederanno. Se abbracci Pasquale siete voi. Sì.
Certi errori gli uomini di onore sanno come pagarli. Non c'è bisogno di andare alla polizia. Se avete famiglia. È una bella famiglia, Pasqua. Sì. Volete che paghino loro? No, 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 no. Bravo, avvicinatevi. Vi porto i saluti di Don Rosario Liberati. Tante cose, Pasqua. Buon lavoro. Papà, ecco figlio, vedi, proprio un bello pezzeretto. I miei complimenti, Pasqua. Papà, ma chi erano quei due? Volevano sapere se lasciavo un negozio. Ci sei andato a parlare con Pippo Calabrese? Che ti ha detto? Ce la dà una mano? Ma perché non hai fatto l'assicurazione? Perché? Perché non avevo più soldi. Pensavo di farla con i prossimi guadagni. Io, Masca Lucia, non ci voglio tornare. Io non mi voglio far ridere dietro dai parenti. Mamma, ma che ci importa dei parenti? Stupido! Sei stato stupido! Che stupido che sei stato! Che stupido! Sei stato stupido! Scusate. Oddio! Adesso dove vai? A un negozio. Ho da fare. Oddio. Papà, aspetta! C'entra Pippo Calabrese con quello che è successo? Non lo pensare nemmeno. Iddo non c'entra. L'errore è mio, soltanto mio. Mi raccomando la mamma. E tieni calma tuo fratello. Ora tocca a te. A me? Sei tu il più forte. Sono 3 ore che è uscito. Io sono stata dura con lui, sì. Adesso vado a cercarlo. Vengo con te. No, 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 io so come calmarlo, come prenderlo. Gli devo dire un sacco di cose che non gli ho mai detto. Mi devo scusare con lui. È meglio che voi andate a letto, ci vado da su. Ma che minchia sta succedendo? Io non so niente, Tonio. Signora. Grazie. Di qualunque cosa hai bisogno, io sono qui. Grazie, Olga. Signora, condoglianze. Grazie. Tony, portami a casa.
Hai visto, è pronto. No, mamma, siamo solo in tre. Commissario, le ripeto che mio padre l'hanno ammazzato. Gliel'ho già detto. Per noi la morte di suo padre è stato un suicidio. La ringrazio. Sì, ma quello che voglio dire io è che l'hanno costretto a suicidarsi. Ne sono sicuro. L'hanno minacciato, forse hanno minacciato di fare del male anche a noi. Lo capisci o no? Mi creda, c'era una brutta faccia quello il giorno che si è suicidato. Una brutta faccia, eh? Ma è la verità. La verità. La verità. Sono solo parole, ragazzo mio. Per fare una denuncia ci vogliono prove. Prove e non parole. Mi porti le cambiali a strozzo che secondo lei suo padre ha firmato? Non le ho trovate. E allora? Sì, sì, sì. Ci dovevamo venire qui. Perché gli ho detto che era stupido? Perché gli ho detto che era stupido? Non ce la faccio più a vederti così. Che cosa posso fare? Volevo bene. Smettila di piangere. Io non ci volevo venire qui. Io gli volevo bene, non gliel'ho detto. Mamma, sono stato alla polizia. Non mi piace niente. Niente, 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 niente. Sì, è tutto. È tutta colpa mia! Ha già preparato la valigia, eh? Vuole scappare. Brutto pezzo di merda. Scappare? Guarda che quella è la mia valigia. Sono io che sto scappando da quel cornuto. Che cosa ti ha combinato? Che cosa mi ha combinato? Sì. Per colpa di quel brutto bastardo. Due giorni fa mio padre si è impiccato. Si è impiccato? Sì. Non lo sapevo. È proprio un disgraziato, Nino. Ecco perché era così agitato. Non si aspettava che la faccenda andasse in questo modo. Di che faccenda stai parlando? Era d'accordo. Era d'accordo con Pippo Calabrese. D'accordo con Pippo Calabrese? Su che cosa? Di fregare tuo padre. Hanno rubato la merce e poi l'hanno rivenduta. Tutto è cominciato quando è arrivata la raccomandata di tua madre. Parlava di 10 milioni da investire. Antonio!
Sì, è vero, Don Pippo. Don Pippo! Che cosa vuoi? Che voglio? Ha pure il coraggio di chiedere che voglio questo pezzo di merda. Ti voglio ammazzare per quello che hai fatto a mio padre. Guarda che io tuo padre l'ho soltanto aiutato. Ma che minchia dici? Aiutato? Sì. Avevi organizzato tutto. Tu e quel merdoso di Vitale. Non è vero, non c'entro niente io. Ah no? Bastardo. No. 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 Raccomando la tua anima a Dio. No. Questa è la parte di mio padre. Visto che all'inferno non lo incontrerai. No. Porte bracci. Porte bracci Antonio. È tutta la mattina che ti stiamo cercando. Ti dichiaro in arresto. Non è finita qui, Pippo che l'ha presa. Portatelo via. Non è successo niente. Maledetto assassino. Andiamo. Allora, la riconosci? Rispondi. Don Pippo ha ritirato la denuncia per tentato omicidio. Ma dentro ci vai lo stesso per rapina? Se ti dichiari colpevole e fai il nome dei tuoi complici, visto che sei incensurato, il giudice sarà più clemente con te. Allora, se l'ha data lui? Ah, ma come ve lo devo dire? Io non me li ricordo i clienti. Ma che ci conosciamo io e te? Sì, sì, l'hai capito. Fai entrare l'altro testimone. Subito. Sei stato sfortunato, perché al garofano rosso ci vanno tutti, anche il proprietario della spilla. Lei è il signor Giacomo Rosselli? Sì. Fa il maggiordomo a Villa Leonardi? Sì. È stato lui ad aggredirla? Sì. Colazione. Grazie. Non l'ho mai preparata neanche per mio padre, sai. Ciao. Buon lavoro. Ci vediamo stasera. Mm-hmm. Ciao. Ciao. Ti voglio bene, sai. Grazie. Senza di te non sarei mai venuto qua a un orto. Buongiorno, signora Fortebracci. Che è successo? Ti ho detto aspetta che arriviamo a casa. Forza. Santi,
Che è successo? 2 ore fa ho visto tua madre che usciva di casa. Non mi è sembrato che stesse molto bene. Che hai visto? Da che parte andava? No. Grazie. Hollywood sul Tevere vive il suo momento d'oro. Marlon Brando è giunto nella capitale per incontrare Federico Fellini. Ha anche chiesto un appuntamento con la nostra splendida sua. Reduce dai... Mi scusi. Brando ha dichiarato di amare il nostro centro e che sarebbe lì di girare una pellicola in città. C'è poco da fare. E anche gli americani chiamano il nostro centro. Vuol dire che siamo proprio in un periodo. Anche Albertone... Mamma, finalmente! Questo posto è occupato, si alzi. Sto aspettando mio marito. Mamma, dobbiamo andare a casa, si è fatto tardi. Shhh. A casa? Quale casa, Pasquale? Io non ci torno a casa, cioè. Don Rocco mi tratta sempre male. E poi devo vedere il film. Non è ancora iniziato. Mi tiro. Per favore. Sono giunti a Roma, Odriepolo. La meravigliosa Ava Gardner e il fascinoso Poglioman. Lavoro o semplice turista? Signora, la prego. Signora, venga con me. Signor Fortebracci. Sì. Lei è il figlio? Sì. Cosa mi dice, dottore? È inutile negarlo, signor Fortebracci. Una struttura a pagamento garantirebbe una maggior cura a sua madre. Io le assicuro che la clinica in cui opero è ottima. Sicuramente, dottore, però vede che io... Il fatto è che io non ho mezzi. Capisco. Dottore, ma guarirà? E in questi casi non si può mai dire. Melina, ciao. Disturbo? No. Tieni. No. Cassata siciliana. I dolci mi vengono abbastanza bene. Ho saputo da Nella che vai a trovare Tonio. Sì. Ecco, quella sera mi sembrò che la gradì moltissimo. Ah sì, era molto buona. Devo andare adesso. Ciao, Santi. Vabbè. Un momento, mi scusi. Sì? Santi Fortebracci? Sì, sono io. C'è questa per lei. Per me? Sì. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Sì, qui aspettiamo, ma la gente fanno come voglia, Ma fanno entrare uno per volta? Sì, è mezz'ora che siamo qui in fila. Non lo so. Ma mi dici come ti trattano? Ma per favore, è abbastanza bene. Allora, come stai? Come ti trattano? Come mi trattano? Come famiglia. Lascia perdere a me, dimmi la nostra madre. Sono stato costretto a farla ricoverare. Ricoverare? Sta male. Non ragiona più tanto bene. Io lavoro, non posso badare a lei. Ci vuole tempo, ma guarirà, ne sono sicuro. Quando esco io la faccio pagare a tutti. Ma che dici?
Ma che ci vuoi passare tutta la vita in galera? E' la legge che decide. Tieni, questa è per te. L'ha fatta Melina. Dice... dice che ti era piaciuta. È una cassata siciliana. No. Il padre è un mascalzone. Ma lei è una brava ragazza. Tonio, ti ricordi che dice mamma? Se siete uniti, nessuno può farvi del male. Eh? Senti, mi dispiace, ma io adesso devo proprio salutarti. C'è un'altra cosa, però. Alla fine di questo mese parto militare. Quindi niente più visita. Ti scriverò qualche lettera. E tu scrivi, scrivi, tanto io non ti rispondo. Ci vediamo con la penna in mano. Stammi bene. Vedo che nonostante l'impegno che lei svolge per lo Stato, è preparatissimo. Grazie. Mi dicono che anche nella prova scritta lei ha ottenuto il massimo dei voti. Continuerà con gli studi, mi auguro. Sì, è mia intenzione continuare. Bravo. E che facoltà ha scelto? Beh, ecco, io... in un primo momento avevo pensato a lettere e filosofie, ma... mi iscriverò a legge. Come mai questo cambio di programma? È la vita che hai scelto per me, professore. E quanti anni ti occorrono prima di diventare avvocato? Quattro. Oh, ma vedrai che brucerò l'età. Ma sono tanti lo stesso, però. Beh. Oh, ti va se ci sediamo un po'? C'ho voglia di baciarti. E se andassimo a casa tua? E magari potessi. Devo rientrare in caserma prima di sera. Va bene. Eh? E quando tornerà la prossima volta? Non lo so. Credo tra qualche mese. Ah. Ehi, ma che c'è? Ehi. Lo sai che con tutti i problemi che ci ho avuto in questi ultimi tempi non ce l'avrei mai fatta senza di te? Aspetterai, vero? Ma smettila. Ma che fa? Ma perché ridi? Che mi prendi in giro? Mi aspetta o no? Certo che ti aspetto. Tonio! Oh, Tonio, bello! Bello! Bello, ma questa barba sembra un Matusalemme, però. Comunque mi sei mancato, Tonio. Mi siete mancati anche voi. Allora, ti piace la Mercedes? Ma veramente mi aspettavo una Rolls Royce. Sì, una Rolls Royce. Oh, questa passa all'officina. Dai. Ragazzi, allora, che cosa vogliamo fare, eh? Vi canto una canzoncina, eh? Ma guarda, canzoncina. Cosa mi avete preparato? Lo so io che cosa ci vuole per te. Dai, andiamo, andiamo, che ci voglio divertirmi, su. Sì, andiamo prima a bere qualcosa. Dai, andiamo, vai. Dai, ragazzi, facciamo il brindisi a Tonio. Tonio, tanto bene. Torno del figliol prodigo. In casa. Grazie mille. Alla salute di Tonio. Giulia, hai visto chi è venuto a trovarci? Lo vedo, lo vedo. Sicilia bella. Che vuoi?
che voglio. Io mi sono rovinato per te. E tu non hai neanche risposto alle lettere. E non mi sei venuta a trovare. C'avevo da fare. C'avevi da fare. Adesso mi devi chiedere scusa. Allassami, che vuoi? Allassami, che vuoi? 8 mesi senza una femmina. E ti devo lasciare andare. Allora, ti sono mancato. Ne tieni piccoli. Ragazzi, li tengo le piccioli. Quante ne vuoi? Quante ne vuoi? Andiamo su. Gli sono mancato. Allora? Allora cosa? Negli ultimi 8 mesi è cambiato qualcosa? No, niente. Lo sai che non si fuma qui. E dai, una soltanto. Dimostrami che mi vuoi bene, dai. E poi mi piacerebbe che mi considerassi una persona importante. Ne devi fare di strada, tu? Diventerò come Pippo Calabreso Don Rosario. Qualche qualità ce l'hai? Detto da te è un complimento. Sì? Tu sì che te ne intendi. Lo vedi sempre Pippo Calabrese? Sempre. Ogni giovedì sera è qui, cascasse il mondo. È peggio di una guardia svizzera. Ma che vuoi fare con Pippo Calabrese? Giulia? Ma che c'hai in testa? Ti sei dimenticata che oggi alle 5 hai appuntamento con Don Rosario? Gesù, me l'ero scordato! Me l'ero scordato! Sbrigati e non ti innamorare di uno così. Don Rosario ti aspetta nella camera azzurra. Allora? Che ci vuoi fare con Pippo Calabrese? Mamma mia, quanto sei bella! Bene, allora rivediamo i 5 modelli prescelti dalla contessina. Numero 3, notte stellata. Verrà certamente notata la sobrietà della tunica a 3/4, che però, ad un occhio attento, lascia scoperta una elegante femminilità. La leggerezza di questo modello è dovuta in particolare alla preziosità del tessuto, un tulle francese di raffinata fattura. Notate la luminosità che sprigiona dalla sottogonna, che dà un tocco di ulteriore femminilità, che viene inoltre esaltata dalla scollatura profonda che lascia la schiena completamente scoperta. Tu cosa dici? Mi sembra bellissima. Intendo l'abito, non chi lo indossa. Carino, molto carino. Direi di passare ad un altro modello. Sarà meglio. Beh, puoi andare. Ragazze, pronte con il prossimo. Numero 5, via col vento. Avrà certamente notato l'eleganza di quest'abito, che è di un colore molto particolare, verde muschio, elegantissimo. Come può vedere, i ramage fanno un gioco veramente suggestivo. Non so proprio come ha fatto a resistere. Se soltanto avesse potuto, quella t'avrebbe ammazzata. L'avrebbe fatto e l'avrei fatto anch'io. E perché? Perché? Hai fatto litigare quei due. E la contessina Silveri della Chiusa è uscita di qui senza comprarsi niente. Ma che cosa c'entro? Soltanto sfilato io. Beh, la prossima volta che sfili, cerca di fare meno la civetta. La civetta? Ma avete sentito cosa ha detto quella? Comunque hai civettato bene, tesorino. Il tuo spasimante non è nient'altro che Edoardo Sala. E chi è, scusa? Il figlio di una delle famiglie più importanti di Torino. Cara Olga, il nostro ultimo incontro è stato breve, ma quei piccoli momenti trascorsi con te mi aiutano ad andare avanti. Lo sai, sono stati momenti meravigliosi.
che riempiono le mie giornate. Qui la vita non è tanto facile, ma io ho sempre il tuo sorriso nel mio cuore. I ricordi mi parlano, sono vivi. Sento ancora il tuo profumo. Il profumo dell'ultima volta che ti ho avuto tra le braccia. Ti penso sempre. È sciocco, ma non riesco a non fare progetti su di noi. Sento che sei la donna della mia vita. È così, perché tu mi hai fatto scoprire l'amore. Non ci sarà nessun'altra dopo di te, perché dopo di te non ci sarà niente. Adesso però non ti mettere a ridere. Io ho fatto una pensata, ma proprio una bella pensata, eh? E già ti vedo mentre leggi questa lettera. Appena finisco il servizio militare, io ti voglio sposare. E non sto scherzando, eh? Sto parlando davvero. I primi tempi, lo so, non saranno facili, ma... Olga! Il nostro amore vincerà su tutto. Sì, mamma. C'è un pacco per te. Che pacco? Cos'è? Questo arriva dalla mia sartoria. Dai, apriamolo. Spero che mi darà la gioia di vederglielo addosso. Anche se senza scommetto che sta meglio, Edoardo Sala. Ma come si permette? Edoardo Sala? Ma ha qualcosa a che vedere con l'imprenditore? Sì, mamma e il figlio. Oh. Oh. Ma questo è un sogno! Ma è stupendo! Sembrerai Greschelli con questo addosso, eh? Se lo può tenere il suo vestito, Edoardo Sala. Mamma. Mamma. Ma come che sono? Sono donne, mamma. Antonio. Tuo figlio. Io non ho figlio. Tu una sera all'orecchio te lo ricordi, mamma? Preferito, io ti... Io non ho figli, nessuno. Ecco fatto, grazie mille. Sai quante volte ho pensato di dargli fuoco? Dargli fuoco? Sarebbe troppo poco per quel cornuto di Pippo che l'ha presa. Buongiorno, signore. Colpirò quel bastardo in quello che ha di più caro. La vita. L'onore. L'onore. L'onore e il rispetto. Allora, chiudi tutto e poi vattene diritto a casa. Mi raccomando. Sì.
Sì, non dare confidenza a nessuno. Io dormo la solita ora. Era squisita. Beh, non mi dici niente? Ciao. Mi sei mancata, sai? Sta tranquilla. Papà tu al casino. Come stai? Te l'ho detto. Mi sei mancata. Non sai quante notti ho sognato la tua cassata siciliana. Davvero? Si può sapere perché corri? No, è che non mi aspettavo di vederti. Cosa volevi, che ci rimanevo di più in galera? No, non volevo dire questo. Ah. Che cosa volevi dire? Hai detto che ti sono mancata. È la verità. Non mi credi? Il carcere mi ha cambiato. Ho pensato a tutti gli errori che ho fatto. Ho pensato a te. A me? Sì. Io non... Lo senti? Lo senti, Melina? Lo senti quanto ti desidero? Tu devi essere mia. Non posso. Lasciami andare, ti prego, non posso. Sogna i miei baci, Melina. Sogna questa notte. Sognali per tutta la notte.